Un interessante convegno qui in Sala dei Grandi, si parla dell'idea liberale e a promuovere proprio il Partito Liberale qua ad Arezzo con Angelo Rossi, che è il referente di questo nobile storico partito che, diciamo, ha fatto l'Italia. Sì, e dunque abbiamo battezzato la nostra nuova sezione di Arezzo, che era oltre 20 anni che non esisteva una. Se la sede questa è molto bella. Sì, esatto. Abbiamo detto, cosa facciamo per battezzare questa bella sezione che nasce del Partito Liberale? Un bel convegno fatto alla vecchia maniera, nella quale parliamo di politica, che è la cosa più difficile da fare oggi. È difficilissimo, nessuno vuol più parlare di politica. Noi siamo qui per parlare di politica e del futuro di quest'area liberale. Il mio punto di vista è che non esiste, non è mai esistita una destra e una sinistra. Lo so che questa è una cosa che fa infuriare molti, ma la nostra destra e sinistra europea, in particolare italiana, sono state due destre, l'una destra e una sinistra, derivanti da due grandi sanguinosi equivoci del secolo scorso. Per essere liberali è essere semplicemente persone, e quando si è persone, anche cittadini, quando dice cittadini, quella è una cosa, les citoyens, siamo a Robespierre, oh, les citoyens, no, no, le persone, anziane, giovani, malati, non malati, uomini, ricchi, poveri, vecchi, come ti pare, sono gli esseri umani che ciascuno costituisce la più piccola minoranza etnica possibile, ognuno di noi, e ha diritto quindi al massimo rispetto e attenzione da parte di chi governa.